siamo nel cosiddetto astronave presso il cantiere della Forgiatura. Forgiatura è una bella scommessa, nel senso che volevamo rigenerare un'area portando valore e senza aggredirla. Quindi abbiamo cercato un difficile connubio fra l'antico e il nuovo, cercando un legame virtuoso tramite una serie di colline abitabili, tra l'altro, che connettono gli edifici. Un'operazione che ha anche un'ambizione dal punto di vista energetica, quindi da subito è stato pensato tutto un insieme, non è un edificio in sé, è un'area. La grossa difficoltà è stata agire sull'esistente, andare a operare con dei tagli, con delle situazioni tale per cui volevamo creare qualcosa di bello, dove la gente stesse bene. E tutto il resto è venuto da solo, cioè l'approccio ambientale, la presenza del verde, le macchine che sono nascoste nel sottosuolo. Queste colline abitabili, di cui una è una specie di cupola autoportante illuminata da zenitalmente, è una visione che con i miei committenti abbiamo voluto proporre alla città. Dal punto di vista della tecnologia, grande utilizzo della prefabbricazione, pochi materiali e sempre quelli ripetuti più volte, il legno, il ferro e il vetro. Ecco, questi sono i materiali di base che si ripetono. E il verde, cioè la terra come elemento costruttivo, cioè la materia. La Forgiatura è il risultato di oltre 10 anni di esperienza che noi abbiamo sviluppato nel quartiere Tortona. Si tratta di un intervento di 25.000 metri, di un'attività storica importante. Qui risiedeva l'attività di forgiatura di imprenditori di oltre 80 anni che facevano dei pezzi speciali per sottomarini americani, per centrali nucleari. Tutto l'intervento mantiene la fisionomia originaria, noi faremo dei percorsi in cui si racconterà quali sono le attività e i pezzi che vengono prodotti qui e allo stesso tempo abbiamo anche mantenuto la nomenclatura degli edifici. Noi infatti gli edifici qui sono divisi in la forgia dove si forgiava, la tecnica dove c'erano, diciamo, quelli che erano i meccanici, la meccanica dove venivano fatte le trasformazioni, la tempra dove venivano raffreddati questi pezzi speciali, e questo perché vogliamo mantenere il contenuto storico. Quindi oggi il nostro utente ideale è probabilmente una hall con tanti marchi sottostanti, dove noi siamo in grado di dare una risposta forte da un punto di vista funzionale. Infatti, come voi sapete, nel mondo della comunicazione e moda spesso si hanno delle holding che hanno dei brand in conflitto, e questo ci permette di dare uno spazio in cui ingressi separati anche possono far non competere brand dello stesso gruppo o possono dare grandi livelli di personalizzazione. In particolare, tutti gli edifici storici esistenti mantengono le grandi volumetrie, e la scommessa qual è? Dare un campus con tanto verde, una qualità dell'ambiente molto molto elevata a prezzi competitivi. Abbiamo fatto 9 edificazioni circa 10.000 metri dove ogni piastra ha una colonna, e questo permette al mondo moda di personalizzare quelli che sono i percorsi. Abbiamo anche avviato un dialogo con le autorità da un punto di vista di viabilità, di trasporti, di impatto ambientale con quello che ci circonda. Siamo molto attenti a non essere troppo invasivi, cerchiamo sempre di comprare un quadrilatero. Il fare questo tipo di operazioni di una dimensione relativamente piccola, tra i 25.000 e i 50.000 metri quadri, ci consente di operare un po' a macchia di leopardo in un quartiere ristretto e di creare un indotto, cioè di lasciare il tempo al residente, che può essere commerciante o chi ci vive, di adattarsi alla nuova realtà e di dare una risposta nuova a nuove esigenze. La scelta forte è stata quella di scegliere una soluzione che consentisse di collocare la centrale tecnologica in maniera centralizzata per la produzione di fluidi termovettori primari, acqua calda refrigerata, al di fuori dell'area fruibile, in una zona delocalizzata, in cui produciamo con gruppi termofrigoriferi polivalenti con scambio da fonte idrotermica, cioè acqua di falda, i fluidi per la climatizzazione estiva ed invernale. Una dorsale attraversa e serve tutti gli edifici, recapitando i fluidi al perimetro di ogni destinazione d'uso, lasciando quindi agli utenti la possibilità di massima personalizzazione, posto che noi forniamo i fluidi prodotti centralmente, quindi evitiamo di avere una teoria di centrali tecnologiche localizzate all'interno di ciascun edificio con grossi impatti sotto tutti i profili. La committente, per dare questa maggiore flessibilità, si è caricato anche di maggiori costi di costruzione.